Salve, ci troviamo oggi in un luogo molto particolare per il carro e per Visciano. E proprio da qui vogliamo iniziare il nostro viaggio per le tappe del carro, per la storia del carro viscianese. E proprio da qui, questo luogo particolare, dove nel 1930, grazie ad un'idea di Raffaele Montella, nasce il carro. E nel 1931, proprio da qui, da Casa Farranta, come dice la stessa canzone di Raffaele Montella, parte per la prima volta il carro votivo. Casa Farranta si chiamava Vica, a questo carro ascetta la prima volta. E torre giù in due palazzo antico, nascetto il primo verso, la prima nota. Una canzone tanto tempo fa, ancora mo' polari si muove. Amici miei, come stavo dicendo, è stato proprio a Verona Luca Alpinella che ci ha salvato. E io voto l'anno prossimo. Faccio voto e scrivo una canzone e la faccio cantare un coppo carro. Andando a chiesa, può scampare pericolo, Rotarramoto 23 luglio 1930. Il carro è nato tra il 1931-32, così da mio padre, da mio zio Felice Montella e il protagonista è Raffaele Montella. E per grazia ricevuta, in quanto nel 1930 Visciano ebbe un gravissimo terremoto e la lontananza di zio Raffaele volle apportare di scrivere una canzone su Visciano, sulla Madonna, proprio per grazia ricevuta. E così fu. Comunque io sono nato un po' dopo, il 31, e sono nato sul carro. Mi ricordo che ero piccolo e andava presso mio papà Andrea Montella e per circa 50 anni ho fatto io il carro, ho allestito io il carro, ho avuto questa eredità, diciamo così, di fede. Signori, buonasera a tutti voi qui in Piazza Lancellotti. Diamo inizio a questa manifestazione che è una delle novità della festa di quest'anno in onore della Madonna Consolatrice del Carpinello. La novità è appunto una canzone in onore della Madonna scritta dal nostro concittadino Raffaele Montella, o figlio Esitore Giulia. Che in ringraziamento per lo scampato pericolo del terremoto del 1930, l'anno scorso, per voto ha scritto una canzone per farla cantare sopra questo carro, messo a disposizione da Beppe D'Onofrio, o figlio Valardino Valana. E curo, con cura, cura, con cura, gioco di parole, l'antologia della canzone viscianese. Mi aiutano a mettere questi anelli di ricordi, di canzoni, di cose perdute nel tempo, e grazie a tutti quanti voi e grazie veramente anche a mia moglie, perché ci tiene tanto. Mi ricordo che ogni canzone che faceva zio Raffaele mi chiamava: Felice, che cosa è successo a Visciano? E zio, guarda, hanno fatto Radio Carpine. Lui faceva la canzone Radio Carpine. Guarda, hanno fatto questo, il Pellegrino delle Pietre e la Preda Benedetta. E lui faceva questa canzone e poi mandava la registrazione. Allorché mio papà Andrea, che non c'è più, e mia moglie Assunta, la Manna, si mettevano d'accordo a mettere il titolo. Perché zio non metteva mai il titolo delle canzoni, mai, lasciava a papà mio e a mia moglie di mettere il titolo della canzone. Poi altri autori hanno scritto delle belle canzoni, come Sebastiano Addeo, Figlie l'emigrante, è un po' la bandiera, diciamo, di Visciano, che ha girato tutto il mondo, dove c'è la storia dell'emigrante, della povertà, dell'amore verso la Madonna, della fede e della realtà della vita viscianese.
e ho avuto anche la gioia di scrivere pure io qualche canzone. Mi ricordo Anellino, che è un po' il manager delle canzoni, disse: guarda, è morto zio Raffaele nel 1991, io non ho una nuova canzone, come devo fare? E mi misi a tavolino così, scrissi una canzone pure io, e comunque una marcetta andante, con un po' così allegretto, comunque ha una sua storia con me, e cantambala a due voci questa canzone. Ci troviamo adesso in piazza Padre Arturo D'Onofrio, dove il carro si ferma per la prima tappa, si ferma qui di fronte a me, e diciamo ci si può sedere su una delle panchine, si può godere tutto lo spettacolo che il carro può offrire, lo spettacolo religioso, lo spettacolo tradizionale che le canzoni e il carro può offrire il sabato della Pasqua. Vi anticipo che faremo tre tappe per il paese. Dopo di questa, la seconda Goppa Casalia, la terza Mieza Potega e la quarta Mieza Sacramento, dove si concluderà la manifestazione del carro votivo. Ogni viscianese ha nel suo io una canzone scritta, anche se non è stata divulgata questa canzone. Tutti, sicuramente tutti, perché vogliono bene alla Madonna, vogliono bene a Padre Arturo e vogliono bene a se stesso visciano. Guardate, il sabato sera, se non c'è il carro, non c'è festa. E molte persone, quando stilano i presidenti, che fanno il programma, commettono sempre un errore, ma io cerco sempre di correggere. Scrivono sul programma carro allegorico, è sbagliato. No, visciano non è un carro allegorico, perché il carro allegorico è un carro che canta le canzoni, tutte le canzoni, canzoni napoletane, italiane, è carro votivo, e soprattutto perché il votivo è, appartiene al gruppo religioso, appartiene alla Madonna, a Visciano, a Padre Arturo e alla nostra vita. Il mio viaggio adesso mi porta qui a Via Roma, nel centro storico di Visciano. La vedete, questa è la chiesa di San Sebastiano, qui proprio nel vivo del centro storico. Adesso andrò da Felice Ferrante, che si occupa tutto l'anno di allestire il carro. Quanto la mia parte è quella di preparare la scenografia, preparare la cosiddetta appunto parte artistica. Mi occupo ogni anno di questa dote che ho sempre da quando ero nato, in quanto mi sono anche laureato e seguo questo percorso da molti anni, e quindi dono la mia arte tutto di volontariato alla Legione del Carpinello. La procedura dura circa una settimana, fin quando poi il sabato della festa di mattina si inizia a montare insieme agli altri volontari e ad allestire questo parco che cammina per il corso del paese. Ogni anno si svolge un tema, il tema di quest'anno è il tema di un incontro con Padre Arturo e la Vergine del Carpinello. Questo tema che poi è un po' incontrare, un po' far capire alla nostra popolazione che Padre Arturo è finalmente arrivato vicino e al cospetto della sua grande madre del Carpinello. E tutto questo procedimento è stato dipinto, disegnato, dipinto e realizzato tutto a mano libera con colori acrilici sul pannello di condensato. E concludiamo proprio qui il nostro viaggio per il carro, il nostro speciale sul carro, proprio qui dove sabato sera il carro partirà e andrà per le vie, per le strade di Visciano, offrendo un meraviglioso ed emozionante spettacolo religioso e tradizionale.